Formazione online a cura del Placement Office Career Service dell'Università di Siena. Lettera motivazionale. La prima scrematura in un processo di selezione viene fatta sulla motivazione. Per un'autocandidatura, il CV verrà inviato in allegato ad un'email motivazionale. Nelle candidature online quasi sempre è possibile compilare un campo motivazionale o allegare una vera e propria lettera. La motivazione è il carburante che spinge a superare le varie fasi della selezione ed è ciò che fa la differenza tra un candidato e l'altro. Hai un'unica opportunità di fare una buona prima impressione. Devi rispondere a tre semplici domande. Perché ti stai candidando? Perché credi di essere la persona giusta? Perché dovrebbero fare un colloquio proprio a te? La lettera motivazionale deve essere breve e semplice, massimo 20 righe. Il contenuto dovrà essere sviluppato in tre paragrafi, normalmente. Allora, nel primo paragrafo scriverai perché hai scelto proprio questa azienda o ente o progetto. Nel secondo paragrafo scriverai in che modo le tue competenze collimano con la posizione desiderata. E nel terzo paragrafo prenderai accordi logistici. Sii flessibile in questo, disponibile a fare un colloquio e a spostarti. Cosa più importante in assoluto è non scrivere una lettera uguale per tutti, ma personalizzare. Quindi studiarsi bene l'azienda e l'offerta e dimostrare di avere i requisiti specifici e le competenze più adatte. La prima difficoltà è quella di trovare l'indirizzo e la persona giusta a cui mandare la lettera. Sarebbe opportuno non scrivere ad indirizzi generici tipo info chiocciola, ma fare una ricerca accurata nel sito dell'azienda o ormai anche tramite social network professionali come LinkedIn per individuare il recruiter, quello giusto. Se scrivete un'email è importante che l'oggetto sia pertinente e contenga le informazioni giuste. Non inserite allegati non richiesti. Ricordate, inoltre che le regole anti-spam penalizzano il maiuscolo e le parole come importante, urgente. Quindi ricordatevi anche un po' di galateo della posta elettronica. Le fasi più difficili, normalmente sono proprio l'apertura e la chiusura della lettera. Inizia con un classico gentile dottoressa, gentile signor Rossi. Se non sai a chi stai scrivendo, evita di iniziare salutando, tipo buonasera, salve o altri fantasiosi saluti. Nella chiusura lo stesso, un saluto generico, sobrio, come i miei migliori saluti, con i migliori saluti. Firma per esteso e mai solo con le iniziali e con un riferimento per essere contattato, come un cellulare. Il Placement Office Career Service è a disposizione per rileggere insieme la lettera che hai scritto. Inviala a cristina.rubegni@unisi.it, insieme anche all'offerta o al bando per cui ti stai candidando. E insieme la riguarderemo.